Carenza di personale e servizi da potenziare sono queste le problematiche affrontate nel corso di un incontro al comune tra il sindaco Domenico Messinese, il neocommissario dell'ASP di Caltanissetta, Maria Grazia Furnari, e il direttore sanitario Marcella Santino. Un problema affrontato sia sotto un'ottica territoriale che capillare, entrando nello specifico delle difficoltà locali. A Gela, infatti, sono diversi reparti e le strutture che rischiano la chiusura per la mancanza di personale, tra cui il centro di sanità mentale di via Madonna del Rosario, dove è rimasto un solo medico. La causa non è solo dei contratti che assicurano poca stabilità, ma anche del trasferimento a Caltanissetta di figure professionali assunte per Gela. Un incontro dunque che rappresenta un impegno da parte dei vertici dell'ASP a cercare soluzioni per scongiurare il rischio di chiusura delle strutture locali, come spiega il commissario Maria Grazia Furnari. Da poco mi sono insediata e ho trovato delle situazioni che sono comunque abbastanza antiche, non riguardano strettamente il presente, anche se ovviamente le devo affrontare subito. Con una programmazione che io intendo però mettere sul campo insieme a tutti i protagonisti. La programmazione ovviamente riguarderà gli organici, perché come voi sapete la pianta organica dell'ASP di Caltanissetta è stata approvata in ritardo rispetto alle altre, quindi noi siamo un po' indietro rispetto agli altri, però ora che la pianta organica è stata approvata noi stiamo già partendo, sia con la stabilizzazione dei precari, perché così diamo seguito alla legge Madia, quindi interrompiamo la precarietà, e poi a seguire ci sarà la mobilità, per cui già è stata attivata, è stato un bando, è stato già attivato, e successivamente alla mobilità, se rimarranno delle posizioni vacanti, si attiveranno anche i concorsi. Quindi sugli organici siamo proprio sul pezzo, stiamo assolutamente lavorando. Poi è chiaro che bisognerà anche, perché non basta soltanto rimpinguare gli organici, ma rivedere un po' le forme organizzative, cioè questo personale poi come deve lavorare, quindi quali sono i percorsi. E su questo ho istituito anche dei gruppi appositi per cercare di migliorare l'integrazione tra le figure professionali del territorio e le figure professionali che invece sono dentro gli ospedali. I problemi sul territorio che conoscono sono tanti, la cosa importante è come si devono affrontare e qual è la programmazione per risolverli. Abbiamo avuto un periodo dove di fatto alle affermazioni espresse sui tavoli non hanno avuto conseguenze, e questo sicuramente ha peggiorato la situazione attuale. Qua invece noi siamo oggi proprio perché, visto che c'è stato un cambio di fatto ai vertici dell'ASP di Caltanissetta, proprio di sentire quali sono le programmazioni che sono in atto, perché l'importante è riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi, ovvero sia garantire sul territorio quei livelli minimi di assistenza che di fatto sono un diritto di tutti. È una situazione insostenibile che perdura ed è peggiorata con l'introduzione della legge Madia nelle carceri. Così il segretario generale aggiunto dell'OPSAP, Domenico Nicotra, in visita al carcere Malaspina di Caltanissetta. Una situazione che non dipende chiaramente dai direttori delle carceri, ma dal sistema dell'organizzazione carceraria nel complesso. In questo momento è drammatica, dovete pensare che è stato ridotto attraverso una legge, la legge Madia, il personale di 56 unità. E le devo dire, in questo momento specifico non abbiamo nemmeno un comandante, che riteniamo urgente. L'amministrazione a livello regionale, il provveditore dell'amministrazione penitenziaria, il dottor De Geso, deve pensare che negli istituti ci stanno delle persone e ci stanno dei delinquenti e che bisogna creare sicurezza, non è solo un fatto amministrativo. In questo momento quanti detenuti ci sono e quante guardie in generale in Allora, totale? questa mattina qui abbiamo 236 detenuti, e però lei capisce che già di giorno, quando la macchina è più affollata dal punto di vista della sicurezza, noi dentro, materialmente nella sicurezza, ci troviamo pochissime persone, stiamo nell'ordine di una decina, mentre non siamo in grado spesso di fornire gli altri servizi, momenti di sicurezza, o perlomeno vengono sempre forniti con grave difficoltà per la gravissima carenza di personale. Voi siete contro la legge Madia, che ha tagliato 58 unità in questo carcere. Sì, noi contestiamo, l'abbiamo contestata molte volte la legge Madia, di questo è chiaro, però non possiamo attribuire tutta la colpa alla Madia. Sono state ridotte le unità e noi riteniamo che il provveditore a livello regionale in Sicilia, il dottor De Geso, deve riorganizzare meglio la struttura. Probabilmente qualche struttura piccola, inefficiente, forse è arrivato il momento di chiuderla. Quale sarà il prossimo passo del sindacato? Già siamo aperti a tutti i livelli in protesta, noi già abbiamo rimesso fuori le bandiere a Siracusa, ci sono delle persone che sono lì dal 23 che si sono autoconsegnate e non escono. Ad Agrigento è già partita la protesta, da oggi inizierà Caltanissetta. Noi presto vi inviteremo a venire qua davanti assieme a noi per riprendere quello che faremo.
La pubblica amministrazione ha il dovere di pagare le aziende appaltatrici anche se i fondi regionali sono in ritardo. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Gela che ha dato ragione ad una ditta Nissen esecutrice dei lavori di rifacimento del municipio di Mazzarino. In quell'occasione il comune negò il pagamento al termine dei lavori a causa di un ritardo nell'erogazione del contributo regionale. La sentenza ha imposto all'ente non solo il pagamento delle somme stabilite ma anche degli interessi maturati, come spiega l'avvocato Nicola Nicoletti, difensore della ditta. Il problema dei ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione alle imprese alle quali sono state affidate l'esecuzione dei lavori è un problema che soprattutto negli ultimi anni ha creato notevoli difficoltà ed è di attualità. Spesso infatti le imprese che con attenzione seguono i lavori che gli sono state commissionate poi alla fine hanno difficoltà negli anni a ricevere i pagamenti. Questo è testimoniato anche dal fatto che soprattutto negli ultimi tempi, complice anche la crisi economica, le imprese hanno dovuto fare ricorso sempre in maniera più frequente ai tribunali e la sentenza del Tribunale di Gela si inserisce in questo contesto e rappresenta per certi versi delle linee guida alla problematica ed infatti viene affermato in questo caso, come in altri casi simili, che la pubblica amministrazione che ha richiesto all'impresa l'esecuzione di lavori all'interno del territorio del proprio comune in questo caso, ma in generale vale per gli ambiti di competenza di ogni singola amministrazione, deve provvedere al pagamento diretto dei lavori eseguiti in favore dell'impresa e ciò anche quando, e spesso questo avviene, nei contratti d'appalto si faccia richiamo a patto di stabilità oppure a presunti finanziamenti o che sarebbero dovuti arrivare dalla regione o da altre pubbliche amministrazioni. Ma c'è un passaggio anche in più che è quello che le amministrazioni devono tenere in considerazione anche in un problema, in un ambito, in un periodo storico in cui si sta attenti ai conti, che comunque poi si possono trovare, come in questo caso è avvenuto, a dover pagare il dovuto, ma con gli interessi che a volte sono anche di diversi anni e quindi trattandosi di lavori di una certa entità economica, anche di un certo rilievo, possono essere gli interessi. Quindi meglio pagare subito piuttosto che far lievitare il debito? Beh, sicuramente. Insieme per un'impronta solidale a sostegno delle donne vittime di violenza in Nerguile, Chicco di Grano di Serra di Falco e l'artista nisseno Mauro Fornasero, presenti anche loro tra gli stand messi a disposizione dal comune e allestiti in corso Vittorio Emanuele per la sesta tappa del Giro d'Italia. Stand dove sarà possibile scegliere una delle 8 calamite ricordo della città a sostegno delle donne vittime di violenza. Un'iniziativa in linea con il tema lanciato dal presidente internazionale dell'Innerwheel, Kapila Gupata, Live Lasting Legacy, ovvero lascia un'eredità duratura. Riproduzioni dei quadri del pittore Fornasero raffiguranti scorci e simboli della città, tra le calamite anche una dedicata alla tappa nissena del Giro d'Italia. L'idea è nata appunto dal voler lasciare un'impronta solidale alla città. Il nostro è un club service che si occupa appunto di servizio al territorio di tipo sia umanitario che culturale. L'idea della calamita è nata appunto per coniugare sia l'aspetto sociale, quindi il sostegno alle donne vittime di violenza, sia l'aspetto culturale attraverso la diffusione turistica e culturale dei luoghi importanti e dei monumenti storici di Caltanissetta. Abbiamo coinvolto il pittore nisseno Mauro Fornasero che ha dipinto nelle sue opere, nelle sue tele, scorci di Caltanissetta con i monumenti più importanti e quindi ci è sembrato il modo più delicato di presentare Caltanissetta al mondo per chi vuole conservarne un ricordo. Inoltre il centro antiviolenza Galatea ci ha indicato appunto la struttura a cui rivolgere la nostra attenzione, il Chicco di Grano, che ospita appunto donne vittime di violenza che hanno assemblato le calamite, cioè noi abbiamo fornito il materiale, le tele e tutto il resto del materiale, loro lo hanno assemblato per realizzare le calamite ricordo. Un'iniziativa sposata con entusiasmo dagli ospiti della struttura il Chicco di Grano. Hanno collaborato anche i ragazzi, i figli, quelli adolescenti. Sono stati molto presi da questa iniziativa, soprattutto grati all'Innerwheel, come lo siamo noi, per averci dato questa possibilità di aver creato per la nostra città e comunque averci dato modo di lavorare per favorire l'integrazione di queste donne nel circuito sociale anche della città.
attraverso appunto la realizzazione di queste calamite è l'utilizzo della manualità anche come scopo terapeutico di socializzazione e di crescita personale. L'Inner Wheel ci permette tramite questa iniziativa di svolgere un'attività ancora non ben definita, perché speriamo nella città di Caltanissetta e nella sua voglia di aiutarci, nella possibilità di fare un'attività ricreativa con tutte le nostre donne, i nostri bambini e i nostri ragazzi. La storia personale dello statista Alcide De Gasperi, raccontata attraverso le lettere scritte ai capi di Stato, cardinali, uomini politici, giornalisti e diplomatici, raccolte dalle sue due figlie, Maria Romana e Paola, e racchiuse nel libro De Gasperi scrive, presentato in città in occasione della 13ª settimana della comunicazione. Una vicenda di relazioni concretissime e intense con le grandi figure che hanno costruito il sogno europeo. Una storia in cui la politica e vita interiore si compongono in maniera originalissima in un'epoca in cui la politica era ancora sentita come impegno e devozione. Uno spunto di riflessione sul tema ricominciare a lavorare nel campo sociale organizzato dall'associazione culturale Alcide De Gasperi assieme alla libreria Paoline. Un'occasione per tornare a riflettere sull'uomo De Gasperi, che è allo stesso tempo un grande politico ma anche un uomo che si è alimentato alla luce di una certa spiritualità cristiana. Questa sintesi di interesse alla politica e di capacità spirituale, di interesse spirituale, certamente lo hanno portato a proporre una visione del mondo, a proporre una visione della realtà della politica che senza dubbio ha permesso di risollevare l'Italia dalla crisi del post seconda guerra mondiale. Pertanto questo pomeriggio è un'occasione per riprendere l'alto magistero, l'alto insegnamento di Alcide De Gasperi, che ancora oggi con le dovute differenze può darci tanto. Un incontro moderato da Davide Capodici, segretario della Consulta Giovani, che ha visto l'intervento dello psicologo Piero Cavaleri e della docente dell'Istituto Teologico Monsignor Giovanni Guttadauro, Rosa Calì. L'attualità di Alcide De Gasperi non è solo quella del padre della patria, del fondatore dell'Unione Europea, di quello che poi sarà l'Unione Europea, ma è soprattutto un esempio, un paradigma, un modello di uomo che si dedica alla politica per amore del bene comune. Non dobbiamo dimenticare che è morto non avendo nemmeno la casa, è morto, diremmo noi, in povertà. I suoi amici hanno fatto una raccolta per far comprare la casa alla sua famiglia, e questo dimostra chi era Alcide De Gasperi, un uomo puro, un'anima pura che viveva per il bene comune, faceva politica per il bene comune, per la comunità nazionale. Questo dimostra che è possibile fare politica in questo modo, che non è un'utopia ma è una grande profezia che siamo chiamati a reincarnare nei nostri tempi. Mi è sembrato un andesignano un po' anche di quelle che sono, di quello che è il Concilio Vaticano II, dell'apertura della Chiesa al mondo contemporaneo. E a parte il fatto che poi emerge anche quella che è la densità della sua vita spirituale, una vita che sorregge un po' il suo impegno politico. De Gasperi non fa politica per mestiere, ma fa politica perché questa è la sua maniera di vivere ed annunziare il Vangelo. Sono le parole che costruiscono mondi, ed il loro peso, questi mondi, possono essere onesti o disonesti. Come è cambiato il racconto della mafia? Qual è il ruolo dei linguisti? Questo quanto discusso in un incontro a Palazzo di Giustizia dal titolo Le parole della mafia, le parole della giustizia, proprio nel giorno in cui si commemorava la morte di Peppino Impastato. I relatori, linguisti, giornalisti, magistrati ad aprire l'incontro, Giovan Battista Tona, Marina Castiglione, docente di linguistica, ha presentato il lavoro del collega Giuseppe Paternostro. Porremo queste domande e le stiamo ponendo a illustri ospiti che le affronteranno dal punto di vista della linguistica, quindi da un punto di vista più tecnico, da un punto di vista giornalistico, quindi che cosa passa, che cosa filtra di queste parole della mafia e dell'antimafia e della giustizia all'interno dei giornali, cioè quelli che poi arrivano ai cittadini, e l'elemento sicuramente ancora più interessante è come vengono articolate queste parole della mafia
mafia e sulla mafia all'interno delle aule giudiziarie, sia dalla parte dei giudici, sia dalla parte dei legislatori, sia dalla parte degli avvocati. Abbiamo oggi con noi, abbiamo voluto fortemente che il 9 maggio fosse con noi l'avvocato di parte civile della famiglia Impastato, e che quindi ha vissuto dall'interno questa, ma non soltanto questa, battaglia vissuta nelle aule giudiziarie, in cui la stessa idea di mafia, se esistesse o non esistesse, se fosse stata protagonista o meno all'interno di quell'efferato delitto, effettivamente fosse stata la vera mandante di quello che accadde quel lontano 9 maggio. Tutto questo sistema linguistico come mira a rappresentarli? Ci sono rappresentazioni ovviamente molto diverse che tendono o a giustificare alcuni atti, oppure nel caso delle aule giudiziarie ovviamente a indicarli come i peggiori fatti che possono avere soffocato la storia civile della nostra regione e forse, anzi senza forse, del nostro paese. Ha parlato di comunicazione interna ed esterna della mafia, il linguaggio dei mafiosi tra loro e verso l'esterno. Su questi argomenti si è soffermato Paternostro, presente l'avvocato anche della famiglia Impastato, Vincenzo Gervasi, che ha raccontato l'altra storia, la vera verità per la quale Impastato fu ucciso, non tanto per le denunce quanto per le inchieste sul terremoto del Belice. Impastato stava facendo questo. Quali sono i comportamenti linguistici della mafia ed il paradosso di un'associazione in cui si dice che proprio l'omertà sia la cifra? Quando l'antimafia diventa sostantivo, ha detto Gervasi, diventa molto più simile alla mafia. Proposta alla commissione consiliare di toponomastica l'intitolazione di 5 vie della città ad altrettanti cittadini gelesi. Chi sono questi personaggi? Allora, sono cittadini scomparsi da tempo che hanno dato un contributo alla società e al campo della cultura e meritano di essere ricordati. I 5 a cui io ho chiesto la denominazione di via alla commissione di toponomastica del comune di Gela sono: il professor Nunzio Vicino, Gaetano Di Bartolo Milana, l'onorevole Nino Chipinto, conosciuto ancora come onorevole perché è stato al Parlamento e sottosegretario di Stato. Poi abbiamo il tenente Luigi Casciana e poi il cultore di pari memoria, scrittore, cantore, poeta, Giuseppe Corrao. È importante perché bisogna che questa città, dopo quello che è accaduto col petrolchimico, con tutto quello che oggi lascia a desiderare, riprenda il proprio passato. E per riprendere il proprio passato bisogna dare massima amplificazione a questi personaggi, e in modo tale che questa ripresa del passato significa ritorno alla propria identità. La città deve ritornare alla propria identità che aveva fin agli anni 50 e di conseguenza attualizzare questa identità e poi portarla alle nuove generazioni. Se non sarà una frase insomma banale quello che si vuole dire, si dice, ma se non guardiamo quello che è successo ieri, oggi non possiamo realizzare il nostro futuro, assolutamente, e quindi noi dobbiamo dare un messaggio alle nuove generazioni affinché si convincano e sappiano che la Gela di oggi non è quella che comunemente noi vediamo, la Gela della spazzatura, la Gela delle macchine bruciate, la Gela della scarsa vivibilità, era una Gela diversa, e quindi le nuove generazioni debbono rifarsi a questo processo storico. Arte e colori per raccontare la fratellanza tra i popoli, cerimonia di premiazione alla scuola Paolo Emiliani Giudici diretta da Giovanna Palazzolo per il poster per la pace, il concorso di disegno proposto annualmente dal Lions Club e dal Lions Club del Golfo di Gela e rivolto alle scuole medie di Caltagirone e delle province di Caltanissetta ed Enna. Gli elaborati sono stati valutati secondo i criteri dell'originalità, del merito artistico e dell'espressività. C'è stata un'apposita commissione che li ha giudicati. Oggi qui abbiamo
18 di questi disegni, che praticamente sono stati i disegni migliori, fra virgolette, poi sono tutti belli i disegni fatti dai ragazzi. Comunque bisogna fare un giudizio, bisogna che ci sia un metro, e questi chiaramente sono risultati migliori, sono circa 18. In questi anni c'è stata anche una variazione nell'espressività dei ragazzi, perché prima vedevamo sempre le solite colombe con ramoscello d'olivo, invece ora praticamente i ragazzi si sono uniformati all'evoluzione dei tempi, per cui noi in questi elaborati quello che vediamo è che vengono riportate quelle che è la, diciamo, le tematiche ambientali, che sono quelle di rilevanza diciamo più importante, e sono visibili sul territorio. L'idea è quella di diffondere la cultura della pace, che può sembrare anche banale, ma così non è. Se pensate che nel mondo siamo riusciti a coinvolgere credo 600.000 ragazzi che hanno partecipato a questo concorso in 60 paesi nel mondo. E il concetto è che la pace è un punto di arrivo, per cui quello che vanno sviluppati sono i temi che portano alla pace, cioè il rispetto per qualunque diversità, la solidarietà per qualunque tipo di fragilità. Per noi è molto importante partecipare in questo momento storico alla pace. I ragazzi sono stati preparati attivamente dagli insegnanti di artistica. Quindi oggi per noi è una giornata molto sentita per quanto riguarda la pace. È stato rappresentato molto bene dai ragazzi, perché la cosa per esempio che colpisce è la presenza dei colori, e che quindi come dire, simboleggiano anche le varie razze che in qualche modo dovranno cercare di vivere insieme il futuro, se vogliamo che questo mondo resti ancora il nostro luogo della vita. I vincitori sono stati premiati con dei libri e per tutti i partecipanti pacchi dono contenenti materiale da disegno. L'evento è stato presentato dalla giornalista Fabiola Polara. Riconversione, morti bianche, impegno dei sindacati, sono state queste le tematiche affrontate nel corso di un congresso organizzato dall'UGL all'ex Chiesa San Giovanni, un momento di riflessione sulle condizioni attuali di economia e lavoro e su quanto ancora si possa fare operando in sinergia con le istituzioni. L'impegno è sempre di portare avanti politiche industriali sul territorio, la riqualificazione del personale, ma soprattutto far ritornare i lavoratori nel proprio posto di lavoro. La raffinazione intesa come raffinazione era già ed è sempre meno richiesta in Italia, quindi l'avere trasformato Gela renderà la raffinazione bio certamente per un futuro più lungo, però assieme a questa bisognerà affiancare tutte delle altre attività che serviranno e dovranno necessariamente assorbire e anzi far crescere l'occupazione. Purtroppo registriamo sempre di più come la sicurezza sui posti di lavoro rappresenta un vero ostacolo a fare in modo che le morti bianche non aumentino come sta accadendo. Il problema è che non passa il concetto che la sicurezza non può rappresentare un costo per le aziende, perché poi tutto quello che accade in termini di perdita di vita umana non ha un prezzo, ecco perché bisognerebbe sensibilizzare. Noi ci siamo, stiamo lavorando per creare quella cultura che serve, stiamo lavorando per creare quei percorsi dentro le aziende tra gli iscritti che possono aiutare a creare quella consapevolezza, perché la sicurezza è fondamentale, perché chi esce la mattina deve poter rientrare e rivedere la famiglia la sera. L'impegno è quello di fare coesione con le parti sociali e le parti datoriali, così come si è fatto in questi anni, facendo sistema per traguardare gli obiettivi fissati e che oggi sono realmente vicini. Sono vicini proprio per il finanziamento dell'area di crisi industriale complessa. Partirà a breve la prima tranche di finanziamenti che consentirà l'insediamento di nuove attività produttive con investimenti che vanno dal 1,5 milioni a 20 milioni di euro. Festa ad Albani Roccella per il 50° compleanno della scuola materna italiana, in occasione della ricorrenza che celebra la nascita del percorso scolastico della prima infanzia. Il primo istituto comprensivo di Gela, diretto da Rosalba Marchisciana, ha organizzato una giornata all'insegna di canti, balli e spettacoli. I bambini delle classi primavera e materna dei plessi Siracusa, Fuentes e Roccella sono stati protagonisti della manifestazione, nata con l'obiettivo di ricordare quanto sia importante la formazione ricevuta nei primi anni di vita. Una
giornata simbolica perché dal 1968 al 2018, nel corso di questi 50 anni, la scuola materna, che inizialmente era nata come un luogo di accoglienza in alternativa al focolare materno, è diventato nel frattempo il primo segmento educativo a tutti gli effetti. Il primo istituto comprensivo non poteva non ricordare questa data, anche perché possiamo dire con orgoglio che siamo stati antesignani di un impegno che il Ministero ha preso, che è quello di realizzare il sistema integrato 06. Oggi i genitori comprendono l'importanza di un servizio educativo che non è da intendere come un luogo di parcheggio che è funzionale solo a soddisfare delle esigenze personali familiari. La scuola dell'infanzia è il primo segmento educativo di un percorso che inizia nella primissima infanzia e si completa nell'adolescenza e prosegue poi nella secondaria di secondo grado. Fare bene la scuola dell'infanzia, i pedagogisti confermano e dimostrano che è la condizione preliminare e fondamentale per iniziare bene la scuola primaria e per creare quelle fondamenta cognitive che manifesteranno la loro evidenza nel corso dell'adolescenza. La manifestazione si è conclusa con un buffet a cura di mamme e insegnanti.